Buonasera, hanno preso il via oggi i lavori di demolizione del solaio pericolante nell'edificio di via del Collegio ad Imperia dove si era verificato l'attentato. In seguito potranno essere sgomberati i detriti per permettere alla Polizia Scientifica di eseguire ulteriori rilievi di servizio. Hanno preso il via oggi i lavori di demolizione del solaio pericolante nei locali di via del Collegio devastati dall'attentato alla sala giochi di Imperia. Ad occuparsene una ditta specializzata incaricata dalla proprietà che opera in stretto accordo con Polizia Scientifica e Vigili del Fuoco. Una volta eliminati tutti i detriti dall'interno del locale, interverranno infatti nuovamente gli agenti della Scientifica, cui spetta il compito di verificare eventuali tracce che possano spiegare la devastante esplosione. Al momento la causa del disastro viene legata alla deflagrazione causata dai vapori emessi dalla benzina versata dai due attentatori albanesi rimasti uccisi nello scoppio, ma gli investigatori vogliono essere sicuri che non siano state utilizzate anche altre sostanze esplosive, a cominciare dal nitrato di ammonio, una sostanza peraltro facilmente reperibile in quanto utilizzata anche nella produzione dei fertilizzanti normalmente impiegati in agricoltura. Capire l'origine dell'esplosione può essere infatti utile anche per risalire alla matrice dell'attentato e comprendere quale fosse la reale volontà degli attentatori. Il prefetto di Imperia, Silvana Tizzano, ha inviato al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, la sua relazione in merito all'ispezione compiuta nel comune di Diano Marina dalla commissione di accesso. Toccherà ora ad Alfano decidere eventuali provvedimenti. Vediamo. Il prefetto di Imperia, così come prevede la legge, ha inviato al ministro dell'Interno Angelino Alfano la sua relazione relativa alle ispezioni compiute all'interno del comune di Diano Marina dalla commissione di accesso composta da Paolo D'Attilio, Barbara Buffa e Flavia Pellegrino. La relazione del prefetto accompagnerà quella dei tre commissari e spetterà poi al ministro Alfano prendere eventuali decisioni. Compito della commissione di accesso era quello di verificare eventuali intromissioni nella cosa pubblica dianese da parte della criminalità organizzata. Sulla vicenda il sindaco Giacomo Chiappoli si è comunque sempre detto assolutamente sereno e certo della correttezza dell'attività svolta dalla sua amministrazione. Non solo, Chiappoli ha di recente confermato la sua volontà di ricandidarsi alla guida della città degli Aranci in occasione delle elezioni amministrative previste per il prossimo anno. Oltre all'inchiesta della magistratura, proseguono anche gli accertamenti del comune sulla gestione della piscina comunale imperese. Il sindaco Carlo Capace ha fatto sapere di aver convocato la commissione di vigilanza sulla piscina alle 10 di venerdì. Molto probabilmente dell'esito degli accertamenti dipenderà il rinnovo del contratto di gestione con la Rarinantes, ancora non sottoscritto dal presidente Luca Ramoni. E dopo gli attentati di venerdì scorso a Parigi sono stati rafforzati i dispositivi di controllo non solo al valico di confine, ma anche lungo la A10 Savona 20 miglia e sulla linea ferroviaria Genova 20 miglia. Polizia stradale e polizia ferroviaria fermano auto, camion e controllano passeggeri su treni regionali a lunga percorrenza che viaggiano in Riviera. Un provvedimento entrato in vigore anche su richieste del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è considerata ovviamente la vicinanza con la Francia. E in ricordo delle vittime degli attentati di Parigi anche Sanremo vuole esprimere il proprio cordoglio. Per questo è stata organizzata per domani alle 18 una manifestazione silenziosa. L'appuntamento è sul solettone di Piazza Colombo e i cittadini sono invitati a partecipare con un lumino acceso per commemorare le vittime degli attentati appunto di Parigi. Ieri sera la Polizia di Stato ha realizzato nel Savonese un servizio straordinario di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, al fenomeno della prostituzione e allo spaccio di stupefacenti. Ad Alassio, Albenga, Ceriali ed alcuni comuni limitrofi sono stati identificati 45 persone e controllate diverse autovetture. Sei prostitute hanno ricevuto un foglio di via da parte del questore di Savona. Ad un anno esatto dagli eventi calamitosi che hanno pesantemente colpito il comprensorio albenganese ed una parte significativa della provincia di Genova, nessun intervento a sostegno della ripresa produttiva delle imprese agricole è stato erogato. Così i presidenti di CIA, Confagricoltura, Confoperative e Legacoop Agroalimentare hanno scritto al ministro Maurizio Martina. Si
Le aziende, le regioni hanno, e la regione hanno completato l'iter burocratico amministrativo con la presentazione della documentazione necessaria ad accertare e successivamente liquidare i danni, ma ancora non è stato effettuato il riparto delle risorse. Per questo le associazioni di categoria chiedono ora un impegno straordinario al Ministro per le politiche agricole. La famosa funivia di Sanremo è al centro di uno studio che analizza la struttura sotto il profilo energetico ed ambientale. L'ingegner Francesco Pizio ha infatti brevettato un sistema basato su pannelli fotovoltaici che potrebbe aprire nuove prospettive ed essere anche appetibile per eventuali bandi europei. Vediamo. Francesco Pizio, nato a Genova, si è laureato in ingegneria chimica presso l'Università di Genova e successivamente ha conseguito il dottorato in ingegneria nucleare presso l'Università di Bologna. Dopo un breve periodo di attività come assistente presso la cattedra di chimica applicata della Facoltà di Ingegneria di Genova ed un successivo triennio presso i laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma, è stato assunto come vice direttore dell'Ufficio Tecnico delle Finanze a Bologna. Successivamente è entrato nei ruoli dell'Enea, dove ha terminato la sua carriera, a Roma con la carica di assistente del direttore generale. È stato altresì consigliere di amministrazione dell'ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale a Roma, esperto scientifico presso il Ministero Affari Esteri e direttore generale di un centro internazionale delle Nazioni Unite a Trieste. Attualmente è vicepresidente dell'Accademia Culturale Torre a Tasso, con sede a Duino, Trieste. Il discorso della famosa funivia di Sanremo può tornare d'attualità anche legata ad un aspetto energetico-ambientale e lei ha condotto degli studi in tal senso, è così? Sì, in effetti io ho preso, per così dire, le politiche energetiche più attuali e ho cercato di applicarle ad un prototipo che potrebbe essere proprio la funivia di Sanremo. In questo prototipo l'energia elettrica verrebbe prodotta da una centrale fotovoltaica, la quale attraverso un inverter fornisce energia elettrica direttamente alla funivia. Le eccedenze finiscono sulla rete che costituisce, per così dire, il polmone energetico del sistema. Quindi sarebbe autosufficiente, ma capace anche di fornire dell'elettricità. Fornire elettricità alla rete o ad altri utilizzatori e prelevarla dalla rete all'occorrenza quando ci fossero dei motivi di blackout dovuti al sistema fotovoltaico, eccetera. Il tutto in una maniera pulita In una maniera ambientalmente. assolutamente pulita, per cui sarebbe la prima funivia fotovoltaica al mondo che funziona esclusivamente con energia elettrica prodotta dal sole. Lei ha ottenuto anche un brevetto. Sì, ho ottenuto un brevetto proprio perché non ci sono accumulatori che sono costosi sia nella fase di acquisto che nella fase di decommissioning. Avendo eliminato gli accumulatori ed avendo utilizzato la rete come polmone energetico, io ho un sistema autosufficiente e nello stesso tempo ho la possibilità di utilizzare le eccedenze per altri usi diversi dalla funivia oppure di riversarla sulla rete stessa. Tutto questo è molto importante anche perché recenti studi hanno confermato come alcune emissioni siano impossibili da Da smaltire. smaltire, infatti, l'anidride carbonica, e siccome l'Italia produce oltre il 70% di energia termoelettrica, l'inquinamento che si produrrebbe alimentando la funivia con energia dalla rete non inquina localmente dove si preleva l'energia elettrica, ma inquina là dove viene prodotta. Per così dire, io riesco a eliminare anche questo aspetto, diciamo così, ecologicamente nocivo, perché il tutto funziona nella maniera più ecologica possibile, senza inquinare dove viene prodotta l'energia elettrica. I potenti al tempo di Renzi è l'ultimo libro di Luigi Bisignani presentato oggi in occasione dei martedì letterari al Casinò di Sanremo. L'autore del bestseller L'uomo che sussurrava ai potenti torna così a svelare il retroscena della politica italiana. Sentiamo.
I potenti al tempo di Renzi, l'ultimo arrivo di Luigi Bisignani dopo l'uomo che sussurrava i potenti. E allora che cosa troviamo, Bisignani, fra queste pagine? Quali curiosità, quali scoop? Beh, scoop, dopo 7 mesi il libro sta andando molto bene, c'è la nascita del giovane Renzi, il giovane Renzi che non voleva andare nei comunisti perché diceva, e neanche con Berlusconi, da Berlusconi non voleva andare perché dice lì non sarò mai il primo. Ecco, questo era il Renzi che con Paolo Madron raccontiamo sin dall'inizio della sua avventura politica. E allora questo Renzi destinato a diventare che cosa? A spaccare la sinistra del tutto? A fare una nuova destra o che altro? Beh, mi pare a spaccare tutto, a spaccare la sinistra e a spaccare anche la destra e diventare sicuramente centrale, perché secondo me la fine di Renzi sarà il partito della nazione. Quindi la politica cambierà ancora? Arriviamo alla Terza Repubblica? Dovremmo arrivare sicuramente alla Terza Repubblica, ma speriamo che si arrivi a una Repubblica stabilizzata, perché poi questo paese non ha certo bisogno di questi continui cambi, ci serve qualcuno che veramente sia legittimato a governare e governi sul serio per 5 anni senza questi continui colpi di scena. Senta Bisignani, a proposito di colpi di scena e non solo di scena, ISIS, terrorismo, attentati a Parigi, in Italia siamo preparati, uso questo termine? Ma davanti ai kamikaze che si sparano nessuno è preparato, quello che dovremmo essere preparati, e in Francia si è visto che non lo sono stati, è a infiltrare in mezzo a questi islamici così radicalizzati delle fonti e degli infiltrati. Ecco, ci vuole una scuola in quel senso là e non solo intercettazioni e spiate elettroniche che mi sembra producono poco. Torna a riunirsi domani alle 9.30 il Consiglio Provinciale di Imperia. All'ordine del giorno, fra le altre pratiche, la questione del sistema idrico integrato con l'avviso di diniego all'AMAT, inerente all'istanza di gestione dei sistemi idrici dei comuni di Imperia e Ventimiglia. Sempre in merito alla questione degli acquedotti, il Consiglio Provinciale dovrà inoltre prorogare il regime tariffario transitorio della società pubblica Riveracqua e decidere in merito al consorzio irrigue potabile nei comuni di Cipresso e Costa Rainiera e affidare a Riveracqua la gestione del sistema idrico di Andorra, Testico e Stellanello. Gianfranco Grosso, consigliere d'opposizione di Imperia Bene Comune, è intervenuto per evidenziare il disagio che alcuni dipendenti della scuola edile di Imperia stanno sopportando, a suo giudizio, per le scelte dissennate compiute nel tempo da chi ha gestito questo istituto, che sino a qualche tempo fa era invece la scuola d'Italia più seconda in materia. 8 di 27 dipendenti sono infatti in cassa integrazione e Grosso punta il dito sul CDA della scuola, formato da imprenditori ed esponenti sindacali, criticando il fatto che non si siano applicati i contratti di solidarietà e che si continuino a tenere consulenti esterni. Secondo Gianfranco Grosso, al di là del ritardo regionale nell'assegnazione dei fondi, la scuola edile soffre di un'incapacità gestionale nel produrre servizi formativi adeguati al mercato. La Giunta regionale ha approvato l'impegno nei contributi del Comune di Diano Marina di 2.250.000 euro per la realizzazione del primo lotto funzionale del collettore per i refughi di San Bartolomeo al Mare al depuratore di Imperia. Si tratta di un'ottima notizia che chiude un cerchio progettuale iniziato oltre 5 anni fa e che dà il via alla fase esecutiva, ha detto il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio D'Urso, e che sottolinea quanto si sia attivata la nuova giunta regionale per velocizzare e portare a termine le importanti pratiche irrisolte che ci riguardano. Urso ha quindi ringraziato l'assessore Gianpedrone e il presidente Toti per il loro interessamento. Il piano della sosta di Imperia Porto Maurizio entra nella fase operativa, lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Capacci, che ha annunciato che questa settimana verranno pitturate le strisce blu, anche se la sosta sarà gratuita fino al 31 gennaio prossimo. A partire dal 1 dicembre i parcheggi interrati di Piazza Ricci e di Piazza Benza saranno gratuiti dalle 20 alle 8. I residenti nella zona potranno chiedere il pass residenti all'Imperia Servizi e a partire dal 1 dicembre. Al primo rilascio il pass avrà una durata di 4 mesi e sarà gratuito. Terminata la fase di sperimentazione dal 1 giugno il pass sarà a pagamento. Indennità per ritardi e bonus per la mancata climatizzazione già dopo 24 ore. Questa è la novità
introdotta da Trenitalia per i clienti dei servizi nazionali che, dopo soltanto 24 ore dal viaggio, possono ora verificare se hanno diritto all'indennizzo o al bonus e richiederne l'emissione. Il bonus, pari al 25% del prezzo del biglietto acquistato, può essere richiesto in caso di viaggi sulle frecce Trenitalia, già per ritardi compresi fra 30 e 59 minuti, percentuale che sale al 50% in caso di ritardi pari o superiori ai 120 minuti. È la seconda edizione il libro dell'avvocato Alberto Pezzini di Sanremo dal titolo «Volevo fare l'avvocato». Pezzini, dopo 20 anni di avvocatura, si dice non ancora stanco, anche se vorrebbe fare solo lo scrittore. Vediamo. Volevo fare l'avvocato e il suo primo libro e sta avendo tantissimo successo. Tantissimo, diciamo, speriamo, ecco, che piaccia soprattutto. Per me è un libretto dove c'è un pezzo della mia vita, quindi mi auguro che tante persone, soprattutto tanti giovani aspiranti avvocati, possano leggerlo e prendere magari uno spunto da tutto quello che è capitato a me e che ho cercato di fare. Che cosa racconta? Un pezzo della mia vita, un pezzo importante, significativo, intenso per me, anche sofferto per tanti aspetti, e un pezzo della professione che oggi è in estrema difficoltà. Io credo che alla fine di questo libro magari tanti non si disamorino, comunque sia, per questa professione, che rimane un mestiere delle armi, ma una professione sempre bella, anche se oggi è falcidiata soprattutto sotto l'aspetto economico. È difficile fare l'avvocato, quindi non se la sente di dare un consiglio ai giovani che stanno per laurearsi? Ne parlavo ieri con mio nipote, che avrebbe questa aspirazione di fare l'avvocato, anche se ha 17 anni, ma è in quella fase in cui deve cominciare già a decidere. La cosa per me che resta fondamentale per fare l'avvocato e altro è crederci, cioè avere il sogno di fare qualcosa in cui si crede e di cui si è innamorati. Scegliere questa professione magari soltanto per motivi di carattere finanziario oggi non va bene. Se ci si crede si ha la giusta spinta per portarla avanti e per resistere, perché è una professione dove bisogna avere il coraggio di rischiare e la forza per andare avanti. Un volume che sta portando in giro per l'Italia. Eh sì, questo è vero. E giovedì sera siamo a Modena, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, credo anche di Reggio Emilia, forse proprio di Modena. Una bellissima occasione, ecco, e siamo in giro per l'Italia. Adesso quest'estate abbiamo fatto parecchie location e parecchi luoghi, soprattutto della Liguria, quindi della mia zona. Adesso abbiamo cominciato col Piemonte, con l'Italia centrale. Sabato scorso eravamo a Pisa e sono stato molto felice perché c'erano tanti ragazzi giovani, e a Modena spero che, insomma, vada bene anche lì, che ci siano delle persone che vogliono ascoltare. A chi l'ha dedicato? Questa è una bella domanda. Soprattutto mio padre. Mio papà, che credo c'è in tutte le pagine, di questo libro, e anche perché non c'è più, oggi non c'è più mio padre, quindi per me è stato anche un modo, in qualche modo, scusate il bisticcio, è stata una maniera per farlo un po' rivivere. Scriverà ancora? Spero proprio di sì, spero proprio ardentemente di sì, anche perché è uno dei modi a volte per non pensare, ma soprattutto è una forma anche di psicanalisi gratuita, fa molto bene scrivere, mi piace molto. Una curiosità, fra le tante storie che vi capitano nel corso della vostra esperienza quotidiana, ci sono storie che veramente andrebbero raccontate? Sì, ce ne sono tantissime, soprattutto quello che segnano una persona sotto l'aspetto umano, perché non bisogna dimenticare che la giustizia e i processi sono un po' come le malattie, e li consideriamo sempre lontani da noi. Quando ci finiamo dentro, in realtà viviamo una malattia, una specie di morbo, di cui non si riesce mai a intuire quale possa essere la fine fisiologica. Dovremmo raccontarne tante, ma a volte il silenzio professionale, il segreto, naturalmente ci impedisce di farlo.
Ancora un successo per Daniele Lacorte. A Cuneo, nell'ambito della manifestazione internazionale Autori in città, si è svolto un interessante dibattito sul tema della resistenza tra l'autore della Casa di Geppe e Giovanni De Luna, docente di letteratura all'Università di Torino e autore del libro La resistenza perfetta. Il dibattito è stato molto interessante ed ha coinvolto il folto pubblico presente nella Sala Blu della provincia di Cuneo. Il dibattito è stato moderato da Michele Ruggeri, giornalista RAI. Bene, noi facciamo una breve pausa, tra poco. Torniamo a parlare di olio oliva, la festa dell'olio nuovo conclusasi domenica ad Imperia. Nel tracciare il bilancio dell'evento, il presidente di Promimperia, Enrico Lupi, ha anche evidenziato il ruolo svolto da Imperia TV, presente con uno studio esterno e la regia mobile. Vediamo. Enrico Lupi, presidente dell'azienda speciale Promimperia e anche presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Cito queste due realtà, Lupi, perché la sinergia alla fine è la chiave vincente. Un ente nazionale come le Città dell'Olio, Promimperia, messi insieme possono portare a dei risultati positivi. Olio Oliva credo che sia la dimostrazione. Ma direi che insomma, se si deve parlare di costruttivo, allora in cui siamo è decisamente esaltante, perché alcuni dati molto sintetici: gli alberghi sono full, sono esauriti da 3 giorni, i ristoranti strapieni, gli espositori, quelli che ho sentito personalmente soprattutto nel settore olio, hanno avuto una richiesta enorme. Direi che insomma, dal punto di vista di impatto economico, Olio Oliva ha portato agli espositori, la città di Imperia, un grande valore. Tenete conto che siamo 13, 14, 15 novembre e non è scontato, no? Il numero dei visitatori, ma soprattutto l'impatto economico, come dicevo prima, dei volumi di acquisti. Olio Oliva ormai è alla 15ª edizione, 15 anni. Il merito che abbiamo avuto è di resistere anche alle annate negative nel senso meteorologico. Oggi il tempo è splendido come gli altri 2 giorni, però abbiamo continuato con determinazione senza lasciarci scoraggiare. Credo che questo sia un grande risultato. La sfida di quest'anno era Olio Oliva senza forum, sulla dieta mediterranea, che abbiamo celebrato a Milano all'Expo. Ma l'attività, ripeto, di tutti gli attori, quindi organizzazioni di categoria, gruppi culturali, la città stessa in definitiva, quei negozi che hanno abbigliato le vetrine, insomma, ha dato una risposta decisamente positiva, quindi penso che possiamo traguardarci tranquillamente al futuro, anche in vista dell'accorpamento delle Camere di Commercio, ma è stato riconosciuto dal parterre degli attori istituzionali, la Regione Liguria, il Ministero, altre Camere di Commercio che sono venute qua. Credo che, ripeto, Olio Oliva, che ha incorporato quest'anno nuovamente la tappa di Giro d'Olio d'Italia, no? Delle Città dell'Olio, possa dirsi un elemento fondamentale di promozione nella Regione Liguria, perché ha raggiunto la dimensione nazionale e internazionale molto forte. Credo che questa sia la sintesi estrema del bilancio. Credo che Olio Oliva sia un qualcosa da portare in dote, parlando di unificazione delle Camere di Commercio, un qualcosa che rimane come simbolo e deve rimanere per il futuro. I risultati, i dati parlano chiaro da questo punto di vista. Quest'anno lei ha detto: abbiamo resistito alle annate brutte per il meteo. Io aggiungerei: abbiamo resistito anche alle annate brutte per le olive. Esatto. Quest'anno abbiamo il sole, abbiamo anche l'olio, abbiamo veramente l'olio. Annata eccezionale. E vedete, l'annata drammatica olearia dell'anno scorso, della vecchia campagna olivicola, ha fatto sì che i consumatori si rendessero conto, acquistando oli, come dire, meno tracciati, genuini del territorio, della differenza di prodotto tra gli uni e gli altri.
e vi era, io l'avevo previsto, una fortissima attesa dei consumatori sull'olio nuovo. Credo che questo aiuti, migliori, perché l'alleato fondamentale nella produzione di qualità è il consumatore. Il consumatore sempre di più ne ha convinto. Grazie Enrico Lupi, che dire, ci rivediamo il prossimo anno a questo punto. Grazie a voi e Imperia TV, che è sempre leader nell'informazione e nella comunicazione della nostra città. L'abbiamo vissuta insieme e spero con grande soddisfazione di tutti. Sempre in occasione di Olio Oliva, ospite d'onore anche quest'anno è stato il vicino Piemonte con le sue produzioni tipiche. Una presenza resa possibile grazie alla collaborazione di Eurocingeie, l'organismo presieduto da Ferruccio Dardanello. Vediamo. Qui a Olio Oliva magicamente basta fare un passo e ci spostiamo dalla Liguria al Piemonte. Qua siamo addirittura a Mondovì, fra le mongolfiere, ma non solo, tra tante tipicità e curiosità. Guido Viale, ad esempio, è dell'Accademia della Castagna Bianca, dico bene Guido? Mondovì, esatto, la Castagna Bianca di Mondovì. E la confraternita gastronomica, per dare il nome alla quale abbiamo scelto l'alimento più umile, quello che ha permesso a intere generazioni di montanari di sopravvivere. E quindi tanti legami con la nostra Liguria, dove anche qui sono diffuse le castagne e appunto la cucina legata a questi cibi semplici. Un legame ormai consolidato con Olio Oliva, un modo per incrociare ancora una volta, come già accade storicamente, i destini di Liguria e Piemonte. Certo. Noi ben volentieri restituiamo la visita che la Camera di Commercio fa ogni anno a Peccati di Gola a Mondovì, e i legami sono consolidati, ci sono stati nei secoli molte intersecazioni e rinnovamenti di sangue, perché partivano le donne dalle montagne a venire a fare la bacchiatura delle olive e altre invece venivano su per la raccolta delle castagne, e anche gli alimenti sono molto simili. Per esempio, una peculiarità che abbiamo nel Monregalese e con il ponente ligure è quella del brus, che qua chiamate bruzzu, e che piace molto a tutti. Assolutamente, assolutamente. Peccati di Gola, quindi vuol dire anche qui tipicità, anche qui prodotti del territorio, sapori naturali, solo da riscoprire. I nostri vecchi non ne farebbero nulla di strano, come dire, per loro è una quotidianità, per noi si tratta di ritrovare le tradizioni. Certo. E per quello che noi come confraternita ogni anno diamo ai bimbi delle elementari un argomento, vanno a chiedere le ricette alle nonne e poi pubblichiamo le vecchie ricette. E qua, per esempio, adesso siamo già arrivati al 14° volume e abbiamo portato in degustazione le paste di meliga del consorzio del Monregalese. Sono un'altra vostra bandiera apprezzatissima anche da noi liguri, assolutamente. Grazie, questo è quanto. Come noi, per esempio, uno dei cibi che a me piace più in assoluto sono i gnocchi fatti con farina di castagne e conditi col pesto, che sono una vera bontà. Un matrimonio Liguria-Piemonte. Proprio di saporosi sensi e non di convenienza. A Olio Oliva c'è anche l'importante partecipazione di Eurocingeie, un organismo che ha sede nella Camera di Commercio di Cuneo, presieduto da Ferruccio Dardanello, e si occupa di unire un po' i territori delle Alpi del Mare, territori che sono già uniti dalla storia, potremmo dire, e anche da tante cose in comune. Ci riferiamo ovviamente alla Liguria, al vicino Piemonte, ma anche alla Costa Azzurra, al territorio del Rhône-Alpes, sempre francese, la Valle d'Aosta, la Corsica, la Sardegna, insomma zone che hanno degli scambi culturali, sociali, economici da sempre e che lavorano anche oggi insieme per traguardare al futuro. E allora andiamo a trovare gli amici del vicino Piemonte di Eurocingeie. Cuneo e Imperia sono legate da grandi tradizioni, non soltanto di interscambio culturale, tanta gente si è formata in provincia di Cuneo, è la nostra spiaggia, il nostro mare da sempre, la nostra porta d'ingresso verso l'Europa, quindi oggi come non mai dobbiamo fare sinergia sui temi che ci coinvolgono, e il terziario di mercato è sicuramente uno dei più importanti temi sui quali noi possiamo giocare le nostre sfide e utilizzare questi momenti anche di festa per rinsaldare ancora quell'amicizia e quelle collaborazioni.
Nei bilanci positivi di Olio Oliva rientra anche quello dell'Accademia dello Stoccafisso d'Imperia, che all'evento ha presentato lo stocco versione cibo da strada. Un vero successo per il panino allo Stoccafisso, che sabato sarà di nuovo proposto in Calatacune in occasione di un evento legato alla pesca sportiva. Veniamo. Con Sergio Lanteri e l'amico Rogero qui allo stand dello Stockburger per fare un po' un bilancio, capire come è andata. L'Accademia dello Stoccafisso ha lanciato questa novità, il cibo da strada anche con il Branda, si può fare? Si può fare, è stato anche un grandissimo successo. Abbiamo fatto diverse prove in sede per vedere da equilibrare, diciamoci, i gusti. Ci siamo riusciti, almeno la gente è stata contenta, sono venuti tutti quanti a complimentarsi, ma soprattutto una cosa, vedete, che è quello che a noi interessava il parere dei giovani, ossia siccome che noi abbiamo camin mangiando e quindi volevamo buttarci, diciamoci così, a far assaggiare un qualche cosa di nuovo ai giovani, e questo qua abbiamo e colto nell'obiettivo che i giovani sono venuti appunto a ringraziarci che e piace questo piatto. Mi pare che la media sia di 200 panini con lo Stoccafisso al giorno, quindi direi che ottimo, no? È stata un'esperienza eccezionale, quindi il Comitato San Giovanni e l'Accademia in questa sinergia di lavoro hanno veramente fatto una cosa egregia. Lo street food è il cibo del domani, così si dice. Noi come ultima provincia dell'impero abbiamo provato a tirarci su, non ci abbiamo l'Expo, ma ci abbiamo Olio Oliva, e quindi siamo partiti dall'Olio Oliva per portare avanti questa cosa, diciamo così, leggera, facile, veloce, che potremo esportare in giro per l'Italia. E questo è un po'. E visto il risultato, direi che si può fare davvero. Sì, diciamo che noi abbiamo un'ambizione troppo grossa, lo slow food made in Imperia. Vedremo, però le ambizioni almeno ci sono. E in occasione di Olio Oliva erano presenti anche i volontari dell'Associazione Italiana Ciechi in uno stand di Calatacuneo, hanno fornito informazioni sulla loro attività a sostegno dei non vedenti. Servizi. Giuseppe Gallari è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi d'Imperia, Vittorino Biglia è il vicepresidente. Allora, voi siete qui per quale motivo, presidente? Per promuovere la campagna sulla retinite pigmentosa e diabetica. Ecco, quindi vediamo che c'è anche questo meraviglioso cane che si chiama come? Penelope, un cane guida. Quindi Penelope è un aiuto fondamentale per i non vedenti. Sì, sì, sì. Mi ha ridato l'autonomia, mi posso muovere in autonomia e mi trovo bene. Ed è sicuramente una cosa importante, ma è importante anche, laddove è possibile, prevenire, giusto? Sì. Certo, sì. La nostra sede è in via Tommaso Schiva numero 56. Chi si vorrebbe avvicinare alla nostra unione, noi gli diamo una mano con tutto il cuore. Ecco, quindi se ci sono problemi di vista, o magari se uno vuole anche fare degli esami preventivi, può rivolgersi all'Unione Italiana Ciechi. Voi date naturalmente anche diversi servizi, supporti, assistenza, certo, a chi invece i problemi con la vista già li ha. Sì, sì, certo, noi abbiamo anche degli oculisti che collaborano con noi e ci mettiamo a disposizione. Questa agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. Quindi lavorate insieme a questa agenzia in collaborazione? Sì, sì, da tantissimi anni, proprio una vita che si è insieme a loro. Nella palestra comunale di San Lorenzo al Mare, nei giorni scorsi si è svolto il primo stage federale giovanile ligure del progetto Italia 2015-2016 di tennis tavolo, riservato ad atleti nati dopo il 2003. Lo stage, diretto dal coordinatore tecnico regionale Roberto Negro, ha visto l'esclusiva partecipazione di 7 piccolissimi atleti in rappresentanza della scuola pongistica rivierasca del sodalizio Regina Sanremo. I giovani dell'Accademia Regina Sanremo hanno superato la prova a pieni voti. Lo stesso sodalizio sanremese, inoltre, ora annovera fra le sue fila anche Gabriele Loiaco, un atleta italiano trasferitosi alle Canarie, che disputerà le gare individuali in Spagna con i colori della città dei fiori. Mercoledì 25 novembre alle 20.30 al ristorante Santa Caterina di Varazze si terrà l'Oscar degli Oscar con una gara tra titani. Lo chef Renato Grasso si confronterà con altri 6 chef di altissimo livello provenienti da diverse regioni italiane con piatti della tradizione a base di carne e pesce. Per prendere parte all'evento si può prenotare allo 019 93 13 70. Bene, ora vediamo gli appuntamenti di Riviera Eventi, poi i cantieri sull'autostrada dei Fiori e il quadro meteo.
Questi cantieri della settimana, da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona confine di Stato. In direzione Francia, carreggiata nord tra Albenga ed Andora, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Armaditaggi e Sanremo, cambio di carreggiata per il rifacimento drena alla Galleria Moretti, da lunedì a venerdì anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Sanremo ed Armaditaggia, carreggiata a doppio senso, per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Andora ed Albenga, cambio di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione, da lunedì a venerdì anche notturno. Nell'ambito dei lavori programmati per adeguamento sismico al viadotto Oliveto 2, sull'autostrada dei Fiori è chiusa la rampa di entrata dello svincolo di Imperia Est in direzione Francia per i veicoli diretti a Ventimiglia. La chiusura è programmata, salvo eventuali rinvii per il maltempo, fino alle 18 di sabato 19 novembre. Vediamo il quadro meteo di ARPAL Meteo Liguria con le previsioni di domani, mercoledì 18 novembre. Ancora prevalenza di nuvolosità bassa e diffusa con locali schiarite, più probabili a ponente nell'interno, possibili deboli isolati piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Umidità su valori alti, venti deboli meridionali con locali rinforzi da sud o sud-est fino a moderati nella parte centrale, frequenti brezze altrove. Mare poco mosso, localmente mosso nel pomeriggio a Levante. Dopodomani, giovedì 19 novembre, nessuna variazione di rilievo, con ancora addensamenti consistenti, anche associati ad isolati piovaschi. Locali schiarite sulla costa, più ampie sui versanti padani. Umidità su valori alti, venti deboli con locali rinforzi, in prevalenza da sud-est, brezze sull'estremo ponente, il mare sarà poco mosso. Noi ci fermiamo qui, l'informazione torna alle prossime edizioni. Grazie per l'ascolto, buona serata.